Abbiamo fatto il capitolo 11, abbiamo iniziato il discorso sul discernimento, cioè l'invito di Gesù reiterato più volte a fare in modo di poter capire, mettersi nella condizione di poter capire, discernere chi è lui, ciò che serve, ciò che è utile, ciò che è bene, ciò che eccetera. Vediamo adesso il completamento del discorso col capitolo 12, cioè il completamento, l'allargamento del discorso attraverso il capitolo 12 che presenta altre situazioni, alcune situazioni particolari. La prima riguarda quella che per molti ebrei 2000 anni fa era il problema per eccellenza, cioè la questione del sabato. Voi sapete che molti farisei in particolare alla domanda qual è il comandamento più importante rispondevano quel comandamento che perfino Dio osserva. E qual è? Il sabato. Perché cosa fa il settimo giorno Dio nel racconto della creazione? Riposa. Non fa niente se poi il comandamento si fonda su quel riposo là, lo leggono al contrario, no? Dio riposa perché il comandamento dice, e Ghiragnamo all'epoca, e l'inventa dopo Dio, il comandamento, però, quindi qual è il comandamento più importante? Quel comandamento che Dio stesso osserva. Ma cosa vuol dire osservare quel comandamento? Riposare. Non fare niente esternamente col corpo. A parte che niente è impossibile, perché anche sulle osse, la faccia come minimo, vistis, anche quello è già un lavoro per sé. Spostarsi di casa se devi uscire, lavorare no, perché è proibito il giorno di sabato. Però insomma, tutto il discorso era cos'è che è necessario e quindi non può rientrare sotto il comandamento e cos'è invece che rientra nel comandamento. Ma notate soprattutto il tutto a livello di osservanza esteriore. Non a caso i farisei che altro metro avevano per poter percepire se uno osservava o no il sabato. Vede cosa fa? Il terzo occhio chi ce l'ha? Entra dentro a vedere nella coscienza. Nessuno. Quindi usiamo i due occhi che abbiamo e vediamo quello che si può vedere con gli occhi se uno riposa oppure no. E Gesù, chissà perché, ne fa a posto, entra subito in contrasto con loro a causa del sabato. È uno dei primi motivi per i quali ha litigato con i farisei e andrà avanti finché durerà la sua vita terrena praticamente. Leggiamo allora il capitolo 12, versetto 1. Un giorno Gesù passava attraverso campi di grano, era sabato, e i suoi discepoli strapparono alcune spighe e le mangiarono perché avevano fame. Notate qual è il lavoro che fanno. Lo sbaglio, il peccato, secondo i farisei, non starà nel mangiare i chicchi di grano, ma nel raccoglierli, sfregarli in modo da staccare la paglia dal grano, buttare via la paglia e tenere in mano solo il grano. Quello è il lavoro che viene contestato. I farisei se ne accorsero e allora dissero a Gesù: guarda, i tuoi discepoli fanno ciò che la nostra legge non permette di fare nel giorno di sabato. Cosa che non permette di fare? Raccogliere il frumento e sgranarlo, ripulirlo dalla paglia, dalla pula. E Gesù rispose: certo, avrete fatto caso che è un lavoro serio davvero, né? Forse fatto a pagamento, quanto potevano prendere allora? Guarda, è il risultato. Beh, ma non avete letto, dice Gesù, nella Bibbia che cosa fece Davide un giorno che lui e i suoi compagni avevano fame? Chi si ricorda questo episodio? È durante l'epoca nella quale il re Saul lo cerca per ucciderlo, e allora deve scappare di qua e di là con i suoi gregari. Quindi nel primo libro di Samuele. Come sapete, entrò nel Tempio e tutti mangiarono i pani offerti a Dio. Ma quei pani nel Tempio, nel santuario, non c'era ancora il Tempio all'epoca, a Gerusalemme c'era il santuario a Silo, nel santuario c'erano questi pani che soltanto i sacerdoti facevano parte dell'offerta quotidiana a Dio, ma non perché Dio mangiasse i pani che era il mio bisogno. Alla sera poi li prendevano, i sacerdoti li mangiavano loro. Solo che Davide si trova da un po' di giorni senza mangiare, e il gran sacerdote diceva: vabbè, non ho altro, prendete quei pani lì, anche se sarebbe proibito dalla legge. Non avrebbero potuto mangiarli, perché la legge dice che soltanto i sacerdoti possono mangiare quei pani. E invece, ecco, nonostante la legge dicesse una cosa, il gran sacerdote ha permesso a Davide e ai suoi di potersi nutrire.
Oppure, non avete letto nei libri della legge di Mosè che cosa fanno i sacerdoti? E qui siamo all'epoca di Gesù, è qualcosa che succede tutti i sabati. E cosa che succede? Quando è sabato, essi nel Tempio non seguono la legge del riposo, eppure non sono colpevoli, perché se avessero dovuto riposare davvero, il Tempio doveva bloccarsi, non poteva più funzionare. Ma se il Tempio di Dio in Gerusalemme non funziona perché è sabato, quando è che deve funzionare allora? Se c'è un giorno festivo in Israele, è il sabato, se non può funzionare il Tempio, che ci sta lì a fare il Tempio, se non può funzionare il giorno di sabato? Ma per poter funzionare, i sacerdoti devono lavorare, fare il loro compito quotidiano. Sono dispensati dal riposo, anche se è sabato, dice. E questo i farisei lo sanno bene, lo sanno bene. Non occorreva che glielo dicesse Gesù. Però, si vede, quando uno vuole incastrare l'altro, si fa finta di non saperlo. Ebbene, dice Gesù, io vi assicuro che qui c'è qualcuno che è più importante del Tempio. E chi è quel qualcuno lì? Lui. Ma chi lo sa? Lui? Gli altri? Manco ci pensano che Gesù possa essere più importante del Tempio. Ma scherziamo? Per loro è un mezzo rinnegato, è uno che racconta cose assurde. Se voi sapeste veramente il significato di queste parole della Bibbia, voglio la misericordia e non i sacrifici, non avreste condannato uomini senza colpa. Cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrifici? Questi sacrifici di cui parla la legge di Mosè cosa sono? Dai che lo sapete. Rispettare il sabato. No, quello è cosa più grande. Non sono sacrifici morali che possiamo fare noi, cioè scelte, piccole rinunce o cose di questo genere. È il culto, l'atto di culto che gli ebrei devono dare al loro Dio, attraverso l'offerta di pecore, di animali soprattutto, e i sacrifici sono proprio olocausti o sacrifici di comunione. Prendi un animale, lo sgozzi, lo metti sull'altare, lo bruci in onore di Dio. Poi se è di olocausto, deve bruciare tutto. Se invece di comunione il sacrificio, allora i presenti possono mangiarne una parte, fare un pasto sacro intorno all'altare per essere in comunione con Dio. Cioè ci sono vari tipi di sacrifici nella legge mosaica, però tutti si tratta di prendere degli animali, o degli animali, notate, mai esseri umani, tutti i culti intorno a loro, cananei eccetera o pagani, presupponevano i sacrifici umani. Una delle prove della idolatria che entrava spesso nel popolo di Israele era che anche gli ebrei sacrificavano persone al loro Dio, certe volte, ma di solito a tanti dei che seguivano nonostante fosse proibito. Perché? Perché erano convinti che più è pesante per te il sacrificio che fai, l'essere che sacrifichi, più Dio e gli dei ascolteranno la tua richiesta. Cioè, il problema era quanto più soffro, più vale. Più mi costa, più vale. CLD. Kiladit, bravo. Kiladit. Loro. È l'idea nostra che Dio apprezza di più la cosa che costa cara, che fa soffrire, che non quella che invece che è ben facile. Perché lui si è sempre convinto che Dio vuole il nostro male, non il nostro bene. Gesù vive 2000 anni fa, parla di quel che facevano alla sua epoca e prima di lui. È passato altri 2000 anni, ma diciamo, non è. Spesso e volentieri a noi viene spontaneo pensare che più una cosa ci costa, più Dio è contento di quella scelta lì. La mia era. E infatti Gesù non dice voglio la sofferenza, voglio la misericordia. E cosa vuol dire misericordia? Capacità di accogliere l'altro anche se ti rompe. Perché la parola misericordia non è amore, è peggio. Ricordate cosa vuol dire la parola misericordia? Dare il cuore a chi non lo merita, a chi è senza meriti. Misericordare. Dare il cuore a chi non lo merita vuol dire... Te la dovresti una pesata un tera, però invece cerca di me, che è la stessa roba, è vero o no? Non è la stessa cosa. Quindi Dio dice nella Bibbia, ricorda Gesù, gli stessi atti di culto non valgono niente se non sono accompagnati di un atteggiamento di apertura verso l'altro. Quindi la mia era, che è quello che dicono loro e i farisei, che conta è come tu fai l'atto di culto. Certo, anche quello è importante, conta anche quello, ma che conta di più? È il perché, il come lo fai. È vero anche oggi, né? Sì, per noi rimane vero anche per noi, anche se non è facile, è vero.
Non è mai stato facile. Fosse stato facile non ci sarebbe neanche il problema, è vero o no? L'uomo l'avrebbe sempre fatto. Se non lo fa spesso e volentieri è perché è più facile mettersi a posto con gesti anche costosi piuttosto che mettersi in atteggiamento di